40 anni fa, nel 1982, la legge Rognoni-Latorre ha sancito nel codice penale il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, l'articolo 416 bis, ma anche i sequestri dei beni dei condannati. Una vera rivoluzione, togliere le ricchezze alle mafie. Negli anni 90, dopo la stagione delle stragi di mafie, si diffuse l'idea di restituire le ricchezze accumulate illecitamente dalle mafie alle comunità. L'Associazione Libera si fece promotrice della legge 109 del 1996 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. Nel corso degli anni la legislazione in materia di beni confiscati è stata sempre aggiornata ed arricchita e adesso costituisce un modello per tutti gli altri paesi. In Italia il numero dei sequestri e delle confische ha raggiunto una dimensione considerevole, la Sicilia al primo posto per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Anche nel nostro territorio abbiamo un esempio significativo che merita di essere ricordato. Buongiorno, sono la dottoressa Monia Pardi, rappresentante legale della cooperativa Futurnoi che gestisce Casa Famiglia Vanessa. Casa Famiglia Vanessa ospita 10 bambini allontanati per decreto dell'autorità giudiziaria. La casa ci è stata affidata appunto dal comune il 27 dicembre 2018 e che è stato il giorno in cui abbiamo stipulato la convenzione. Dalla stipula della convenzione abbiamo iniziato a fare i lavori di ristrutturazione necessari per adibire la villetta unifamiliare appunto alle esigenze di 10 bambini, secondo gli standard regionali e secondo tutti i requisiti necessari che ci detta l'ASP. Dopo quasi un anno di lavori siamo riusciti finalmente a realizzare il nostro sogno e quindi a trasferire tutto il nostro lavoro, quindi a traslocare con i bambini nella nuova casa. La casa è molto confortevole perché praticamente è adatta proprio alle esigenze dei bambini, addirittura c'è un giardino davanti e dietro e questo ci ha permesso durante il periodo della pandemia a tenere i bambini fuori, a giocare tranquillamente, senza sentire il peso di quel periodo. Ringrazio veramente tutte le persone che ci sono state vicine e che ci hanno aiutato. Sono la dottoressa Piazza e sono la psicologa della Casa Famiglia. Qui si fa veramente il bene comune. Qui il bene confiscato alla mafia è utilizzato per far del bene a soggetti fragili. Quindi all'interno di quell'economia dello scarto e all'interno di quell'economia del potere malato che è la mafia, questo posto mi sembra una bella rivincita. Io sono felice di questo e molto soddisfatta. L'esempio della società cooperativa sociale Futurnoi di Mussomeli dimostra nei fatti, senza retorica, che il cambiamento si costruisce giorno dopo giorno e che la società civile sostenuta dallo Stato è più forte della mafia.